Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Minish Bawi e benvenuti sul canale se è la prima volta che siete qui. Tratto di alcuni giochi tra cui Genshin Impact, ma anche tanti giochi gacha come per esempio Cookie Run Kingdom e tanti altri titoli che usciranno e che stanno per uscire. Ad ogni modo, oggi siamo qui per analizzare insieme la presentazione della patch 2.5 di Genshin Impact, che ha portato un'area di freschezza micidiale, con un sacco di novità pazzesche tra cui AI Amico e non solo. Ma ora non vi sto a fare spoiler, perché tanto vi godrete il video con tutte le news. Io vi invito, se siete nuovi, a iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un pollicino a questo video per farmi sapere che vi è piaciuto e che ne volete altri in cui analizziamo insieme nuove uscite o nuove patch di Genshin Impact. Quindi, detto questo, vi auguro buona visione e ci vediamo a fine video. La prima cosa di cui parliamo sono sicuramente i banner. Eccoli qua. Avremo per prima AI Amico, unico 5 stelle del banner, personaggio 5 stelle, Catalyst, Elettro, seguita poi dalla rerun dell'Arcum Ball e della principessa Sangonomia Kokome. Si prospettano dei banner estremamente interessanti. Io pullerò per AI e voglio almeno una copia, se non forse di più. Voi invece per chi pullerete? Chi state aspettando? Siete contenti dei banner o ne volevate altri? Fatemi sapere nei commenti che sono molto curiosa di sapere. Io sto aspettando anche la rerun di Casua, prima o poi me la riporteranno, Speriamo. Ad ogni modo, sicuramente cercherò di costellare un pochino la signorina Yae e vedremo se fare anche la C6 di Ball, chissà. Ad ogni modo, questa è anche l'arma nuova, un Catalyst appunto, e direi che è perfetto per Yae esteticamente. Vedremo poi le sue utilità in gioco quando sapremo su che statistiche scala Yae e soprattutto che stats ha quest'arma nuova. Ma adesso parliamo di Yae, il nuovo personaggio 5 stelle Electro Catalyst. Di quanto riguarda il ruolo in cui giocherà non sappiamo ancora niente, ma abbiamo potuto avere modo di capire almeno come funzionano la sua E e la sua Burst, che tra l'altro ragazzi la Burst è pazzesca. La E ad ogni modo rilascia a terra questa specie di totem volposi e praticamente fa dei dash, e questa invece è la Burst, che genera praticamente una tempesta di fulmini che colpisce il nemico. La particolarità di Yae, oltre alla sua bellezza che la contraddistingue, sono sicuramente le nove code, da volpe a nove code che non è altro, che praticamente compaiono durante la Burst. È molto molto interessante, però per sapere su che cosa scalerà e come funzionerà dovremo aspettare ancora un po' di tempo, ma noi aspettiamo pazientemente perché tanto sappiamo che in un modo o nell'altro il 16 febbraio l'avremo tra di noi. In questa patch ci saranno due story quest, Imperatrix Umbrosa Chapter 2 per Ball e Divina Vulpes Chapter 1 per Yae Amico. Dovremo prima completare la quest di Ball per poi iniziare quella di Yae Amico. Ma non è tutto, perché in questa patch ci sarà anche un nuovo boss pazzesco. Eccovelo qua, una versione un po' arrabbiata della nostra Ball che tanto amiamo. Non si sa se questo sia il fantoccio che magari si è ribellato o per caso la sorella che si presumeva appunto morta, che in realtà non è morta ma è solo tanto arrabbiata. Ad ogni modo lo scopriremo durante la story quest di Ball, e la cosa importante è che questo boss, che sembra estremamente difficile e soprattutto fighissimo, potrebbe a quanto pare essere un boss settimanale. Vi piacerebbe come boss settimanale? A me sì, anche perché è un po' che non c'è un boss nuovo, quindi lo aspetto. Eccolo qua in tutto il suo splendore, io la trovo divina. E ecco, visto che ci siamo, Mioyo, possiamo avere la skin di questa Ball? Grazie! In questa patch, e precisamente a Economia, ci troveremo a fronteggiare tre nuovi tipi di boss. Avremo un boss che utilizza una specie di stendardo, che sarà di tipo piro, come potete vedere nelle immagini che scorrono mentre parlo. Ci sarà un boss lancia, che sarà invece di tipo idro, ma non soli. Ci sarà anche un terzo boss, che vedremo fra pochino, che sfrutterà il potere crio e che utilizzerà un arco. Questi personaggi ricordano una sorta di cavalieri, che quindi io personalmente trovo molto distanti dallo stile di Genshin Impact, però non so come mai Genshin riesce a farmi piacere tutto, e nonostante io non li veda per niente, diciamo, adeguati alla situazione, li trovo estremamente fighissimi e non vedo l'ora di affrontarli. Piccola interazione pubblicitaria per apprezzare insieme la bellezza di questa scena animata in stile anime di Genshin Impact, dove ritroviamo non solo Yae, ma anche Aether, Casua, e più avanti vediamo anche Ayaka con il suo fratellino camisato Ayato, che Mioyo ci ha mostrato proprio oggi, Sangonomia Kokomi e anche la nostra Ball. Questa cinematica è pazzesca e io sto aspettando un anime di Genshin Impact dal giorno in cui questo gioco è uscito, quindi non puoi, Mioyo, mostrarmi questo, perché io soffro, ne ho bisogno, vogliamo un anime, ti prego! Questa senz'altro sarà una patch ricca di eventi. Il primo di cui parliamo è Three Realms Getaway Offering. Questo evento sarà un evento esplorativo che si troverà a Enkanomiya, dove Enkanomiya sarà avvolta dalla corruzione e il nostro compito sarà di andare a liberare le aree che sono state appunto corrotte. Quindi ci dovremo esplorare quest'area raggiungendo i waypoint e i punti in cui appunto la corruzione avvolge le strutture, come nel caso appunto del waypoint che state vedendo. Ottenendo dei materiali
Nell'ambiente potremo appunto sbloccare e rimuovere la corruzione. Ci sarà un sistema che si basa praticamente su un albero che ci permetterà sostanzialmente di aumentare il livello di uno strumento che ci verrà dato durante questo evento, che servirà proprio per poter combattere la corruzione. Di conseguenza dovremo esplorare molto a fondo tutta la nostra economia e raccogliere dei sigilli. I sigilli serviranno per essere donati alla torre, a questa statua che vedete qua, e poter così aumentare il livello del nostro oggetto, una sorta di albero di Inazuma. L'obiettivo sarà proprio potenziarci e poter resistere al meglio alla corruzione, anche perché più è potente la nostra scatola che serve per combattere la corruzione, più potremo combattere contro i nemici, perché il potere di questa scatola si esaurisce con il tempo, e quindi se si esaurisce e va a zero prima che noi il nostro nemico non l'abbiamo sconfitto, non saremo in grado di batterlo. È un sistema e una meccanica interessante, però io vi assicuro che non vedo l'ora di provare questo nuovo evento. Le ricompense di questo evento saranno Primogems, una corona per ascendere al massimo un talento, materiali di ascensione di personaggi e di armi e anche ovviamente Mora. Ma oltre a questo si aggiunge anche un Catalyst free to play a 4 stelle e 4 materiali per refinarlo a 5. Quindi comunque un'arma refinata al 5 non fa mai male, soprattutto la struttura sembrerebbe ricordare Kokomi, che sia utile per lei, però non lo sappiamo perché non sappiamo di che statistiche è questo tipo di arma, ma lo scopriremo sicuramente appena Mioi ci sarà nuove informazioni. Ma adesso voglio parlarvi del mio evento preferito, si chiama Divine Ingenuity e è un evento secondo me geniale. Potremo ognuno di noi costruire un proprio domain. Non potremo metterci mob, ma potremo mettere strutture, correnti d'aria e tutto quello che serve per creare un vero e proprio percorso, labirinto, come vogliamo chiamarlo, che potremo poi successivamente sfidare. Se saremo in grado di battere il nostro stesso domain, il passaggio successivo sarà quello di poter sfidare i nostri amici invitandoli nel nostro mondo e fargli provare il nostro domain, o potremo andare noi nel loro. Io non vedo già l'ora di provare tutti i domain di voi, sabbini miei, che creerete i vostri domain per mettermi in difficoltà. È una meccanica molto divertente, qualcuno in live l'ha anche definita una sorta di Hunger Games, e ci può stare. Ci sarà un sistema con il quale potremo posizionare e piazzare a mo' di teapot tutto quello che vogliamo mettere all'interno del nostro domain, e se saremo i primi in grado di risolverlo rendendolo così accessibile a tutti, potremo poi dopo invitare i nostri amici e poter vedere se saranno in grado di vincere effettivamente la sfida. È una meccanica completamente nuova, completamente inaspettata, ma dal mio punto di vista assolutamente gradita, perché lo trovo estremamente divertente e rende anche la coop divertente, perché potete mettervi comunque in difficoltà a vicenda o trovare un modo per divertirvi insieme. Vi siete mai chiesti che cosa prova D-Look a lavorare nella sua taverna? Questo è l'evento giusto per voi. Of Drink Dreaming è un nuovo evento nel quale saremo dei veri e propri bartender. Come una sorta di cookie mama dovremo produrre delle ricette, dei cocktail che ci richiederanno gli altri personaggi, ma non solo NPC qualsiasi, anche proprio gli altri NPC di Genshin Impact, un Keia, una Lisa e tutti gli altri. Sarà molto divertente perché ha una meccanica che si basa proprio su una sorta di minigioco, e quando completeremo le ricette potremo anche ottenerle e sbloccare le ricette nuove. Io non vedo l'ora di divertirmi, e la cosa che mi piace di più è la tessera che ci danno insieme, perché sì, avremo una name card esclusiva a tema appunto bartendering. Perché no? Vi siete mai chiesti perché doverci limitare a combattere su Genshin Impact? Ebbene no ragazzi, oggi se siete stanchi di combattere bevetevi un drink con D-Look e fatevi le vostre ricette. Durante la 2.5 vedremo il ritorno di un amatissimo evento che è lo Yakuni Nikki, l'evento che si basa su orde di nemici che arrivano, dove dovremo usare team di due personaggi che dovremo switchare velocementissimo. Rispetto all'evento scorso è cambiato il pool di personaggi che possiamo selezionare dati come NPC direttamente dal PC, dove troveremo appunto Itto, Kazuha, Yomiya e anche altri. Come funzionerà allo stesso identico modo, ci saranno orde di nemici, noi avremo team di due e dovremo switchare velocemente. Questo evento l'ho adorato perché mi ha permesso di provare dei personaggi che ancora non avevo e soprattutto di divertirmi con questa meccanica della velocità massima, uccidendo più nemici possibili in poco tempo. Spero che vi piaccia perché io lo aspettavo tanto e quindi sono contenta che sia di nuovo qui. E last but not least tornerà l'evento per il quale per un tot di giorni potremo avere il doppio dei drop quando droppiamo i materiali per ascendere i talenti. Utile? Non utile? Dipende da uno cosa ha bisogno di fare. Io sicuramente ne avrò bisogno per i miei talenti di caso, quindi grazie Mioio. E quando proprio la presentazione della 2.5 sembrava stare per finire, è comparso questo. Ebbene sì ragazzi, sono le prime splash art inedite del The Chasm.
MiHoYo ci ha già assicurato che nella 2.6 vedremo il Deshazm, questa nuova regione pazzesca di cui abbiamo soltanto pochissime immagini per il momento. Scopriremo tutto più avanti, infatti sono dei veri e propri sneak peek, ma io sono già felicissima che ci abbiano detto che nella prossima patch ci sarà. Ci saranno anche dei mostri tipici come questo Ruin Serpent, di cui scopriremo sicuramente meglio più avanti. Quindi oggi non solo MiHoYo ci ha mostrato il Deshazm, ma ci ha anche annunciato la presenza di Kamisato Ayako. Arriverà nella 2.6? Io mi auguro di sì. E se seguiamo lo stile che utilizza MiHoYo per dare le informazioni ultimamente, mi viene proprio da pensare che sì, nella prossima patch potremo non solo godere di Deshazm, ma forse anche Ayato. Chissà, lo scopriremo. Io, se non altro, sono super mega in hype, perché veramente le ultime patch sono ricche di contenuto e mi sto divertendo tantissimo a giocare a un gioco che già amavo tanto. Quindi spero che anche voi vi stiate divertendo allo stesso modo. Detto questo, la presentazione della 2.5 è praticamente finita. Adesso facciamo un piccolo discorsino finale per riassumere tutte le belle notizie. Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati. Che dite, vi è piaciuta questa presentazione? Io l'ho amata, aspettavo Yaida tantissimo e il nuovo boss Baal lo adoro. Ho paurissimo, ma allo stesso tempo sono estremamente attratta, il che mi manda molto in confusione. Ma al di là di questo, sembra comunque una patch, se non ricca da un punto di vista di aree nuove, ma ci sta, è uscita in Kanomiya e la prossima patch uscirà in Deshazm. Direi che, ragazzi, non possiamo che lamentarci se la 2.5 non avrà aree nuove, ma al di là di questo è comunque ricca di eventi. Ci sono addirittura due story quest differenti, ci sono delle interessanti run e rerun per quanto riguarda i banner. Io sono prontissima per questa nuova esplorazione che inizia il 16 febbraio, quindi io vi invito a seguirmi sul sito Viola, dove mi trovate in live tutti i giorni intorno alle 15 o se no alla sera alle 21, dove giochiamo insieme a Genshin Impact e non solo. E vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un pollicino e così potrete sapere sempre quando ci saranno i prossimi video. E lasciatemi un commento per sapere chi pullerete in questa patch. Io sicuramente vado per Yae. Prenderò la cista di Baal? Lo scopriremo. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!